un po' scomoda perché è davvero ingombrante rispetto a una Pegasus 38. Infatti spesse volte mi do dei calci sulle caviglie, sui polpacci, perché sembra di correre su dei gommoni. Prima o poi tornerò in Belgio a riprendermi la collezione di scarpe Nike che ho lasciato prima della pandemia. Ma oggi vi volevo parlare del confronto tra le Nike Pegasus 38 e le Invincible Run, due scarpe che secondo noi sono le migliori innovazioni di quest'anno presenti sul mercato italiano. Ovviamente sapete che noi non confrontiamo scarpe di diverse marche, però sulla stessa marca siamo assolutamente in grado di darvi e di fare un confronto che si presenta abbastanza omogeneo, anche perché molti degli aficionados Nike ci hanno chiesto nei giorni scorsi di capire e stabilire quali delle due scarpe sono più adatte, e ovviamente la risposta dipende da chi siete voi, quali sono le caratteristiche per cui volete utilizzare le due scarpe. Io ancora utilizzo le Zoom Fly 2, che sono in React e con fibra di carbonio. Se sono sicuramente un nostalgico del marchio Nike e questa scarpa mi piace particolarmente, devo convincere Andrea a fare una recensione con lui per spiegare perché questa scarpa da un lato non ha avuto un successo commerciale, ma dall'altro è sicuramente molto performante. Oggi però parliamo del confronto tra Invincible e Pegasus 38. Andrea è venuto a casa mia qualche giorno fa e ci ha raccontato la differenza tra le due scarpe. Ho cercato di chiedergli le cose principali. Se siete interessati e se avete domande ulteriori, scrivetemele qua sotto. Cercherò di rispondervi in maniera dettagliata più che posso. Nel frattempo, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima e nei prossimi giorni non perdetevi le recensioni qui sul canale, perché prossimamente avremo 4-5 scarpe di cui abbiamo fatto l'unboxing qualche giorno fa e che secondo me vale la pena raccontare. Sarebbe comunque delizioso se vi iscriveste al canale, perché ci saranno altre 1000 recensioni che non vorreste sicuramente perdervi. Andrea, ho dovuto prendere un nuovo cavalletto perché Bon, il mio coniglio, spingeva l'altro cavalletto e avevo paura che mi rompesse tutta l'attrezzatura. Ma oggi, comunque, Bonnie è sotto il tavolo da ping pong, parliamo del confronto tra Pegasus 38 e Invincible Run di Nike. Molti ce l'hanno chiesto, cosa ne pensi di queste due scarpe? Allora, intanto eccole qua. Aspetta che mi giro di mezzo. Eccole qua. Allora, penso che potremmo finire il video dicendo che la Invincible forse è la miglior scarpa da lento, forse la miglior scarpa in generale che abbiano mai fatto, quindi la miglior novità dell'anno. Forse non l'avrei chiamata Invincible, l'avrei chiamata Vomero, perché in effetti la Vomero 15 aveva un po' snaturato la scarpa, invece questa con la scarpa da lento per pesi importanti, invece questa Invincible secondo me è una scarpa che davvero va bene a tutti, tranne al mio amico Max Melegari, che è l'unica persona al mondo che non si è trovato bene con questa. E secondo te quali sono le principali caratteristiche che differenziano le due scarpe? Per esempio, se dovessimo parlare dell'utilizzo a livello di distanze, quali delle due utilizzeresti per le lunghe distanze? Guarda, per le lunghe distanze, lunghissime distanze, userei sempre la Invincible, perché comunque è una scarpa molto rimposante, è una scarpa che è molto dinamica, a dispetto di per come l'avevano venduta, è una scarpa da lento, lentissima, invece era una scarpa super dinamica. Mi ricordo che avevo fatto un allenamento io e Max, forse, dove avevo fatto lunghissimo e gli ultimi chilometri era ancora pimpante, la scarpa rispondeva benissimo e mi dava una grossa spinta, una grossa mano. E a livello invece di corsa in pista, ovviamente uno potrebbe scegliere soltanto una scarpa,
Quale delle due raccomanderesti? Qua è una cosa strana perché, ripeto, la Invincible era nata per scarpa da super lenti, invece tutto questo Zoom X qua gli ha dato un dinamismo clamoroso e un po' scomoda perché è davvero ingombrante rispetto a una Pegasus 38. Infatti spesse volte mi do dei calci sulle caviglie, sui polpacci perché sembra di correre su dei gommoni, però la scarpa risulta davvero un razzo, quindi anche se dovessi fare delle ripetute andrei a scegliere la Invincible perché mi sono reso conto che davano una scarpa veloce. A livello di intersuola, una utilizza React, l'altra lo Zoom X, cosa raccomanderesti? Lì la miglior mescola di Nike, la miglior evoluzione tecnologica di Nike confronto a una schiuma ottima, perché comunque anche il React è ottimo, però non c'è proprio confronto. Lo Zoom X ha fatto il successo, ha fatto fare il grande salto a Nike negli ultimi periodi facendo la sua fortuna con le Vaporfly. A livello di calzata, sappiamo che tradizionalmente la Pegasus 38 è un po' più stretta, il confronto tra le due come la vedi? Anche qua è un po' impietoso perché, come avevamo detto, nella calzata della Pegasus 38 è comunque un po' strana, la lacciatura soprattutto, perché per il resto la trovo comunque confortevole. Però guarda, ti dico, la cicciosità e comunque la calzetta, il Flyknit che ha nell'avampiede la Invincible la rende comunque super comoda e accogliente, proprio una scarpa che quando la metti sul piede non ti dà fastidio, non ti senti oppresso. E invece a livello di stabilità una è molto più alta dell'altra. So che alcune persone si sono lamentate, cosa dici? Alcune persone che ho sentito anche io, qualcuno ci ha detto di non ascoltare le opinioni degli altri, invece secondo me sono fondamentali le opinioni degli altri, perché tante volte ci è stato detto ma voi pesate relativamente poco, andate forte e quindi le vostre opinioni per tante persone non vanno bene, invece noi le proviamo, le testiamo e sentiamo anche altre persone che le hanno testate, perché in effetti il nostro giudizio potrebbe essere diverso dagli altri, quindi non ci facciamo influenzare dal giudizio degli altri, ma riportiamo anche cosa ci dicono le altre persone, gli altri runner, e ti dico che io non le ho sentite così stabili le Invincible, ma tante persone invece si sono lamentate che cedono all'interno. Diciamo che la scarpa ha poco supporto, ne ha un po' qua sul tallone in plastica, in Paybox credo che sia anche lui, questa invece di chiamarla plastica dovrebbe essere Paybox. Tanti cedevano all'interno e invece con la Pegasus questo non succede, quindi se dobbiamo dare il punto in questo caso andrei per la stabilità sulla Pegasus. Invece a livello di durata sappiamo che lo Zoom X tradizionalmente tende a durare di meno, però al tempo stesso qua ce n'è molto di più. Cosa dici, visto che comunque le Invincible hai già corso più di 700 km? Sì, ecco, allora la durata direi, però siamo pari, perché come hai detto te c'è molto Zoom X. Ti dirò, i primi 300 km erano una goduria correrci con le Invincible, dopo sono state delle scarpe super ammortizzate ma non così tanto goduriose. Però in effetti il battistrada dopo 700 km un po' ne ha risentito, forse avrei migliorato un attimino il battistrada rispetto comunque a quello delle Pegasus, che rimane quasi inalterato fino alla fine dei suoi 700-800 km. Sostanzialmente diresti stessa durata delle due scarpe, anche se forse il comportamento della corsa è un po' diverso? Ma guarda, ti dirò, stessa durata, il battistrada si consuma un po' più sulla Invincible, ma ripeto, ha sensazioni di corsa. Nel computo totale dei chilometri la Invincible secondo me vince lo stesso. E poi ovviamente tu non sai che quando me l'hai prestata l'ho usata per circa 400-500 km, vabbè, tu non potevi saperlo, quindi comunque secondo me dura abbastanza. Non è vero, perché sennò l'avresti ancora di più scartavetrate con la tua corsa. E poi avrei sentito il piede sinistro che era diverso del destro. Invece a livello di allacciatura cosa dici? Quale delle due è più ferma per il podistamatore? Bella domanda. Ti dirò che anche la Pegasus quando la stringi tanto è bella ferma. Anzi, per assurdo è più ferma rispetto alla Invincible, però c'è quel grosso problema che ho detto prima del comfort con l'allacciatura stretta, che la Invincible comunque
qualche volta il piede lo senti che non è stabilissimo, mentre con la Pegasus lo senti bello saldo, ma è un po' oppresso. Invece se dovessi decidere sulla base del peso del podistamatore, c'è una discriminante di peso per una o per l'altra? Sappiamo che ci è stato chiesto, ma vale davvero la pena utilizzare le Invincible anche per chi pesa 60 kg o piuttosto vale la pena usare le Pegasus 38 per chi ne pesa 80? Quello che dicevamo sempre era una scarpa super ammortizzata per uno che pesa poco, un po' come mettere come si dice, gli ammortizzatori di un camion su una macchina leggera, che non fanno così tanto da ammortizzatori. In questo caso però ti dirò, lo Zoom X si comporta così bene anche con i pesi leggeri che secondo me assolutamente sì, vale la pena prenderle per tutte le categorie di peso, dagli 80 anche 90 kg ai 60 kg. Mentre il contrario, quindi mettere gli ammortizzatori di una 500 su un camion, quindi pesare 90 kg e mettere le Pegasus, sì, lo sconsiglierei, perché non le trovo così ammortizzanti per i pesi massi. È comunque una scarpa per persone relativamente leggere. Ultima domanda, a livello di prezzo, quale delle due vince e secondo te cosa consiglieresti al podista amatore evoluto? Guarda, allora, sicuramente a prezzo secco vince la Pegasus, ma di distacco. Qualità prezzo secondo me siamo lì, perché comunque continuo a dirlo, secondo me la Invincible è la miglior scarpa da corsa lenta mai fatta, anche se costa davvero tanto, mentre la Pegasus per il suo prezzo contenuto ed essendo una scarpa all around, secondo me anche lei qualità prezzo se la gioca bene. Sono tutte e due scarpe da qualità prezzo da 9. Una delle cose che non abbiamo fatto è comprare le Infinity e forse questa è una delle attività che dovremmo fare nelle prossime settimane. Vabbè, se dovessero arrivare ulteriori coffee magari ci pensiamo. Comunque la vedi l'Infinity un'alternativa a queste due scarpe? Assolutamente sì, forse si piazza proprio a metà tra le due, quindi sì. Però se arrivano i coffee, se no non le prendiamo, giusto? Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima e buona fortuna stasera in pista. Perché lo fai uscire adesso questo video? No, lo faccio uscire penso a metà della settimana. Allora lo devi far uscire sabato prossimo a mezzogiorno, che c'ho la gara ai campionati italiani. Allora buona fortuna per la gara al campionato italiano, e uscirà a mezzogiorno sabato. Ciao ragazzi, ciao Max.